A Chiavari senza gli infortunati Amenta e Ferrari, oltre che Turchi, acciaccato anch'egli, e Boldor impegnato con la nazionale. Questo è il fronte delle assenze per il tecnico della Virtus Lanciano Roberto D'Aversa in vista del match di domani, ore 15, contro la Virtus Entella. Una partita nella quale i rossoneri sono chiamati intanto a confermare i progressi espressi sotto il profilo del gioco nelle ultime uscite e poi soprattutto, e questa sarebbe la novità, a portare via i 3 punti che darebbero ossigeno ad una classifica che al momento langue coi frentani penultimi in graduatoria. Le difficoltà del match sono legate non solo all'anemia di punti in trasferta della Virtus Lanciano, ma anche al campo, sintetico e piccolo, dove l'Entella è più abituata. Ma ancora di più allo stato di salute della squadra di Aglietti, che dopo essere partita con 4 sconfitte nelle prime 5 partite, sequenza che ha messo a rischio la panchina dell'ex tecnico dell'Empoli, ha infilato 8 risultati utili consecutivi. Una serie aperta che ha issato la squadra ligure fino a metà classifica. Per la Virtus Lanciano, match difficile ma non proibitivo, Roberto D'Aversa punterà ancora su Rigioni in difesa al fianco di Aquilanti. L'ex teramano si è espresso bene contro il Crotone. In mediana tornerà nuovamente a disposizione quel Fabrizio Paghera che in cabina di regia fornisce maggiori garanzie. Punto fermo dell'attacco piccolo, Marilungo cerca il suo primo gol in rossonero, solito ballottaggio poi tra Di Francesco e Lanini. Nelle file della Virtus Entella gli assenti sono il centrocampista Staiti e il difensore Sini. L'ex pescarese Jadid giocherà la sua seconda partita, la prima dal primo minuto. In avanti irrinunciabili Caputo e Masucci, supportati da Costa Ferreira. Pellitzer e Ceccarelli, l'arcigna coppia di centrali davanti al portiere Jacobucci. Keita sulla fascia, favorito su Jacoponi.